così. Così. Silvio Berlusconi si rimetto, vitellone degli anni, gli anni 60, Maria Rimini. Tutte queste qui da lui piccolo sono scappassarone. Lui era il primo della classe, si racconta, e soprattutto era il più popolare. C'è la leggenda che narra che lui fosse così bravo, addirittura vendesse i propri compiti agli alunni. In maniera un po' da fregaccino. Sembra un po' Pinocchio qua. No, non lo vedo Pinocchio, sinceramente. Pinocchio era vestito di carta testa, no? Questo mi sembra più un vestito più da signorino. Sguardo verso il futuro, qui si comincia già a vedere i tratti somatici più o meno simili a quelli che ha adesso il nostro presidente. Il presidente non è nato a Saronno per una serie di particolarità, in quanto la madre, essendo una grande lavoratrice, ha lavorato fino all'ultimo giorno di gravidanza e mentre era impegnata come segretaria a Milano ha avuto le doli del parto e il presidente è nato a Milano, altrimenti sarebbe nato qua. Sì, è andato un po' a risparmio però, insomma non c'è carta fotografica, molte sono fotocopie. Come ho detto, era un semplice omaggio dato internos dal nostro movimento ed è una presentazione fatta per la stampa per quello che sarà poi una mostra permanente all'interno della nuova sede. Perché chi ha avuto occasione di essere invitato a una cena conviviale, a un pranzo con il presidente Berlusconi, non può non notare una cosa, che il presidente, prima di ogni pranzo, di ogni cena, fa cantare a tutti quanti presenti l'inno nazionale Fratelli d'Italia, in piedi, e soprattutto ogni portata è presentata con una strisciolina di pesto, una strisciolina di formaggio e una strisciolina di pomodoro, il verde, il bianco e il rosso della nostra bandiera. E questa chicca, nessuna delle varie fantomatiche persone che hanno raccontato di essere stati invitati a cene strane l'ha mai notata. Quindi queste cene probabilmente non ci sono state. Quindi insomma, se non hanno visto il pesto non potevano vedere Nicole Minetti vestita da infermiera. Sì, probabilmente invece del pesto hanno assunto qualche altro tipo di sostanza.